Questo deve essere il nucleo dell'Animus. Niente simulazioni, niente ambienti. Non mi sento nemmeno il corpo. Sono solo dati grezzi. Ma sono sempre io o sono una specie di programma? Casa. Ci sono nato qui. La fattoria. Sì, la chiamavano la fattoria. I miei, una ventina di coppie, alcuni bambini. Una comunità. Nascosta. Piccole case sulle Black Hills. Già, cieli tersi. Legna bruciata, vento e puzza di gasolio. I generatori che andavano giorno e notte. Me lo ricordo. Vivevamo con poco, quasi come nomadi. Lontani da tutto. Pronti a far fagotto e a filare in qualunque momento. Se ci avessero trovati. Se loro ci avessero trovati. La fattoria. Non che ci somigliasse molto a una vera fattoria. Coltivavamo qualcosa, ma non ricordo che ci fossero animali. Magari qualche cane. Gli assassini. Sono nato fra loro, non è stata una scelta. È stato come un diritto di nascita. Tu sei un assassino, mi dicevano. Che cosa voleva dire? Fin da quando ero piccolo, non smettevano di ripetermelo. Sei un assassino. Sei un assassino. E questo è il nostro credo. Nulla è reale. Che cosa intendevano? Un mondo senza scopo? Tutto è lecito. Tutto è lecito? Ci stanno cercando e non si fermeranno finché non saremo tutti morti. Certo, per un po' ci ho creduto, ma non ho mai capito. E questo è il problema quando nasci in una situazione simile, credere senza capire. Erano tutti così seri, ma anche spaventati. Tutti quei discorsi su assassini e templari, sulla fine del mondo. Vivi secondo il credo, Desmond. Acquisisci il potere. Ognuno ha i propri limiti, immagino. Non ricordo quando è che smisi di credere. Quando iniziai a fregarmene. Dio, sembrava tutto così stupido. Non potevo sentire la parola templare senza ridere. Per non parlare di assassino. Una guerra antica, dicevano. Una lotta infinita. Ma me ne fregavo. Annoiare un bambino con storie di guerra, chi l'avrebbe detto? Immagino che fossi solo in mezzo alla folla,
Se avessi potuto dirlo a qualcuno, forse mi avrebbero dato retta. Se solo potessi tornare indietro, dirgli che mi dispiace.